peccato del pesce, della verdura, della musica? Ma è una bella domanda, nel senso che purtroppo non sarà per la formazione artistica che ho ricevuto da sempre, non riesco a trovare nel panorama italiano qualcosa che veramente mi appassioni, che musica hip hop. Questo ammetto che sia anche una mia colpa. Però ammetto anche che qualcosa in passato in realtà che mi piaceva c'era. Dischi che ancora recupero delle volte. Non mi piace questo andazzo della musica italiana di dover per forza fare un disco che vada bene per il momento. Cioè, quello che potrebbe essere veramente una fotografia del periodo che stiamo vivendo. E quindi ecco che tutti, dai più bravi interpreti ai più bravi cantautori, non osano, non azzardano. Io mi reputo comunque un fruitore di musica a 360, anche se poi sono specializzato solo in una cosa. Però veramente negli ultimi anni, a parte pochissimi artisti, non sono riuscito a trovare qualcosa che mi poteva soddisfare appieno. E questo sicuramente ci metto una parte di mio gusto personale. Prime animal, prime animal, once again back is the incredible NC. Aver conosciuto alcuni fra i cantanti che stimo di più, non solo nell'hip hop, ma anche nella musica italiana, è stato uno dei più grandi riconoscimenti, ma non solo, di esperienze proprio della mia vita. Ritrovarmi insieme a Samuel dei Subsonica a scrivere una canzone assieme, quello è stato un bel momento della mia carriera, se vogliamo. Ma anche, non lo so, conoscere cantanti davvero affermati, famosi, anche di altri generi musicali. Ti faccio l'esempio di Biagio Antonacci che mi ferma in un bar e mi ha chiesto se ero Hensi. E quello un po' mi ha lasciato un po' così, ho detto, ma scusa, tu sei Biagio Antonacci, so benissimo chi sei. Sicuramente mia mamma ha qualche disco, canterà qualche canzone tua. Cioè, ma a parte mia madre e anche un sacco di amici miei, quando l'ho detto in quartiera degli amici miei che era successo questa cosa, sono impazziti. Ma com'è possibile? In realtà è molto semplice, ha un figlio che è adolescente, che ascolta musica hip hop e mi ha riconosciuto attraverso, penso, le copertine dei dischi. Spero che almeno lui, che è un cantante, gliele abbia comprati originali, suo figlio. Boh, poi ci sono. Non voglio sottolineare questi due momenti come i più alti della mia carriera, che cavolo. Però sono stati delle cose interessanti. Però sono successe davvero un sacco di belle cose, come presentare gli MTV Days a casa mia davanti a un sacco di gente e avere veramente un feedback di quella dimensione, riuscire a non cadere quando vedi 50.000 persone dal palco del primo maggio, anche quella è stata una bella avventura. No, ho collezionato tante belle cose, molte di queste non sono neanche sotto i riflettori, quindi per esempio il complimento di un grande rapper italiano come Deda, che faceva parte di Sangue Misto, che sono un po' uno dei gruppi cardine della storia dell'hip hop italiano, che mi ha fatto diversi complimenti per dei brani. Queste sono tutte cose che ovviamente nella mia vita mi porto dietro. Aver condiviso il palco con Caos o con Lord Bean di recente, presentato, come si può dire, il Red Bull BC One, che è la finale dell'Europa dell'Ovest per quanto riguarda la breakdance a livello mondiale, quindi sono belle cose che ho lavorato in radio, a Radio 105, a Radio DJ, insomma sono tutte cose che fanno parte del mio percorso. Non ti posso indicare la cosa più bella che mi è successa, però un sacco di cose fighe, sono contento. Uno, ma qua se non sei il numero uno, non sei nessuno. Porta pazienza se ti sembra un po' venale, ma parlo per esperienza personale. La negatività mi previene dai drammi, serve l'elasticità in questa società che fa il bungee jumping. Yeah, direttamente da Torino, 011 State of Mind, questo è Hensi per gli amici di Urban Week. One love Sicily, yeah.